In poche giornate il Chieti consuma la rimonta, aggancia la Civitanovese al quinto posto e fa il suo ritorno in zona playoff. Verdetto assolutamente provvisorio ma comunque significativo del buono stato di salute dei neroverdi, messo in evidenza anche dalla vittoria secca 3-0 nello scontro diretto con il Matelica, affondato in poco più di un tempo. Con la squadra al completo e con un Esposito così, il Chieti non teme nessuno. Ronci recupera diversi elementi, Prinari, Broso, lo stesso Esposito, per una volta non ha grandi problemi di formazione, proponendo il collaudato e proficuo 3-4-3. Anche il Materica di Bartoccetti al completo, con l'ex Borgese in mediana, Ambrosini e Ferretti di punta. L'avvio del Chieti è folgorante, dopo 90 secondi padrone di casa già in vantaggio, il cross dalla sinistra di Giron, il colpo di testa imperioso e preciso è di Antonio Broso al quinto gol in campionato. Tutte le reti segnate all'Angelini. Al settimo c'è subito l'opportunità del raddoppio, la ciabattata di Esposito libera del grosso che a sua volta offre a Orlando, tiro a botta sicura ma Spitoni è super. Al quarto d'ora è la volta di Maschio dalla lunga distanza. Spitoni questa volta non ha problemi. Il Matelica smaltisce il colpo, resta in piedi e nella parte centrale del tempo si fa pericoloso in più di una circostanza dalle parti di Placidi. 33esimo, Mangiola suggerisce per Ambrosini, provvidenziale il recupero di Sbardella. 36esimo, lo schema da calcio piazzato libera ancora il tiro l'ex Teramano, il cui destro non è trattenuto da Placidi ma Ferretti è fermato per fuorigioco. Un minuto dopo spunto sulla destra di Iotti, cross per Mangiola che da buona posizione strisce il pallone e grazie a Placidi. A rompere il momento di appannamento del Chieti non può che essere Vittorio Esposito, che al 41esimo si produce in una sensazionale serie di dribbling, slalom speciale alla tomba che solo Spitoni riesce a guastare, per modo di dire, volando sul destro liftato del genietto di San Martino, che però al 44esimo riprende il suo show, lascia sul posto Ranucci che da dietro lo stende, pochi dubbi per Citarella di Matera che concede la massima punizione. Lo stesso Esposito trasforma nonostante Spitoni intuisca. Sul gol l'arbitro chiude il primo tempo e la tribuna dell'Angelini tributa l'applauso ad Esposito all'urlo «Vittorio, Vittorio». La ripresa si apre con la punizione di poco alta di Ambrosini al terzo, ma dopo un minuto, gara chiusa, Ranucci si addormenta, Esposito gli ruba la sfera, fila in porta e supera Spitoni in uscita. 3-0, doppietta per Esposito che arriva a 12 centri in campionato. Da questo momento solo Accademia, col Chieti che controlla e il Matelica alla ricerca del gol della bandiera, sfiorato da Ferretti al sesto e soprattutto dal solito Ambrosini al 36esimo. Placidi e Palo dicono di no. Così il Chieti ribalta il 3-2 dell'andata e si prepara al meglio all'imminente doppia trasferta di Pesaro e Macerata che testerà le rinvigorite velleità playoff. Per il Matelica la necessità di dimenticare in fretta la sconfitta, mercoledì subito in campo per il recupero di Campobasso. Una partita alla volta, senza vedere la classifica, perché magari ecco il Matelica vince Campobasso mercoledì e ribalta di nuovo, quindi ci sono ancora tante partite e tanti punti in palio. Però la cosa che mi fa piacere è lo spirito e la voglia che hanno questi ragazzi di continuare a fare bene, e dobbiamo continuare così, mai abbassare la guardia, perché Iesi non lo dobbiamo dimenticare mai. Però siete in vantaggio negli scontri diretti con Matelica, Campobasso, Civitanovese e poi quando il Chieti è al completo, insomma, si vede. Ma il problema è che al completo c'è stato poco quest'anno e questo è il rammarico più grande. Però ci sono ancora, ripeto, tante partite e tanti punti a disposizione. Noi non dobbiamo perdere questa umiltà, non dobbiamo perdere questa voglia di far bene. Siamo partiti male perché abbiamo preso gol dopo un minuto e 10 secondi, mi sembra, subito a freddo. Abbiamo provato a reagire, abbiamo costruito, abbiamo secondo me un risultato, un 3-0, sì, schiacciante, uno può pensare un 3-0 schiacciante, però dopo 20 minuti abbiamo avuto occasioni, abbiamo creato e abbiamo preso gol all'inizio del primo tempo e alla fine del primo tempo, al primo minuto e al 45esimo, diciamo errori, chiamateli come vi pare, però errori.